un normale giorno, di attacchi informatici sul web. Obiettivo di questi attacchi, sono le nostre informazioni sensibili, come account, password, email eccetera. Ma questo, succede sempre ad altri. Mai a noi. Giusto? Ne siete proprio sicuri? Questo, è successo a me. Ma sono stato fortunato, e sono riuscito ad evitare il peggio. Ma questa, non è l'unica minaccia alla nostra privacy, né la più importante. La minaccia più seria, arriva dai nostri governi, e dai servizi di intelligence. E anche da noi stessi, come vedremo più avanti. Trapwire. È un sistema di spionaggio, predittivo, operativo fino dal 2005. Tutti i soggetti represi dalle telecamere di sorveglianza, vengono scansionati e identificati con un software di riconoscimento facciale. Dopodiché, in base a dei criteri, che non è dato conoscere, se il comportamento di alcuni soggetti, viene ritenuto sospetto, allora a questo punto, viene generato un suspicious activity report, e vengono allertate le forze dell'ordine. Grazie a Wikileaks, è stato possibile venire a conoscenza, dell'esistenza di Trapwire. Il sistema, è gestito dall'agenzia di sicurezza texana Stratfor. Dai documenti trapelati però, sembra che l'obiettivo non siano solo potenziali terroristi, ma anche attivisti e manifestanti. In questa email interna della Stratfor, si legge chiaramente che, per quanto riguarda i luoghi di interesse per Stratfor, hanno bisogno di qualcosa di simile a Trapwire, più per le minacce degli attivisti, che per le minacce terroristiche. Entrambe sono utili, ma gli attivisti sono sempre presenti, qui intorno. Lo scandalo Datagate, dovrebbe averci insegnato, che il controllo indiscriminato, è il principale obiettivo, dei servizi di intelligence. Infatti, mi chiedo, come sia possibile, giustificare quest'altro sistema di spionaggio. Oggi, con la massiccia diffusione dei social network, cediamo volontariamente e senza problemi, i nostri dati personali ad altri. Senza sapere, quale uso ne verrà fatto, a parte quello esclusivamente pubblicitario. Dimmi Winston. E ricorda, niente bugie. Quali sono i tuoi veri sentimenti verso il Grande Fratello? Lo odio. Devi amarlo. Obbedirgli non basta. Devi amarlo. Devi amarlo.
L'accesso illimitato ai dati potrebbe creare un'infinità di possibilità per abusarne. Parlo di vite distrutte e chissà quanti morti. Il risultato sarebbe a dir poco catastrofico. Programmi come questo sono sempre controversi, ma anche inevitabili. Molti si indignano quando viene violata la privacy, ma alla fine tutti si stancano di discuterne, perché, pur non volendo ammetterlo, il popolo pretende di essere protetto. Ma non vuole sapere come questo accada. Why should people care about surveillance? Because even if you're not doing anything wrong, you're being watched and recorded, and the storage capability of these systems increases every year consistently by orders of magnitude. The greatest fear that I have regarding the outcome for America of these disclosures is that nothing will change. People will see in the media all of these disclosures. They'll know the lengths that the government is going to grant themselves powers unilaterally to create greater control over American society and global society. But they won't be willing to take the risks necessarily to stand up and fight to change things, to force their representatives to actually take a stand in their interests. And the months ahead, the years ahead, it's only going to get worse. That because of the crisis, because of the dangers that we face in the world, you know, some new and unpredicted threat, we need more authority, we need more power, and there will be nothing the people can do at that point to oppose it, and it'll be turnkey tyranny.